Poi la religione ci viene predicata da una gerarchia fatta da un papa, cardinali, vescovi, sacerdoti, catechisti, che, a voler essere proprio ottimisti, 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 nel 90% dei casi non conosce la lingua nella quale quel libro è stato scritto. E quindi predica sulla base di traduzioni. E tutte le volte che, appunto in questi anni, io ho pubblicato le mie traduzioni, i detrattori dicevano: ah, ma tu sai che ogni traduzione è un tradimento, quindi come dire, tu scrivi sulla base di un tradimento. Bene, se questa regola è valida, quelli predicano sulla base di un tradimento, perché predicano sulla base di traduzioni. E vi posso garantire, e adesso lo vediamo tra poco, che le traduzioni sono cambiate continuamente, stanno cambiando e cambieranno. Ma traduzioni non di termini di secondaria importanza, ma traduzioni di termini che sono fondamentali per i concetti della religione, fondamentali. E quindi quelli che ce la predicano sulla base di traduzioni che stanno per scomparire e per essere sostituite da altre. E adesso poi vediamo gli esempi. Non ci indurre in tentazione. Qui ci sono degli amici, magari non credenti o anche credenti, no? Che ogni tanto mi dicono: Don Marco, ma può Dio indurci nella tentazione? E questa è una traduzione non buona. Anche i francesi hanno cambiato adesso il testo con una traduzione che, cioè, non mi lasci cadere nella tentazione, che sono io a cadere, ma non è lui che mi butta alla tentazione per poi vedere come sono caduto, no? E un padre non fa questo, un padre aiuta a alzarsi subito. Quello che ti induce alla tentazione è Satana, è quell'ufficio di Satana.